Un caro saluto a tutti e benvenuti dallo stadio Brianteo di Monza, dove sono entrate in campo le atlete protagoniste della gara della seconda giornata di Serie A femminile, il Milan allenato da Maurizio Ganz e l'Orobica allenata da Marianna Marini. Recupera bene la Rizza fa un bel break, il tocco per Valentina va al cross, porta vuota, bergamasca e gol, in vantaggio al Milan, incursione di Valentina Giacenti da destra, non c'è una buona uscita da parte di Giada Pilato, che è stata sorvolata la traiettoria del pallone, l'aveva messa con la volontà di far male Valentina Giacenti, e sul secondo palo Valentina Bergamaschi ha toccato da pochissimi metri, da zero metri se vogliamo, sulla linea di porta. Palla sul primo palo, un bel calcio d'angolo, traversa, quindi altro pericolo creato dal Milan, un po' di difficoltà già da Pilato sulle palle alte. Romina Pinna che prova a dare palla in mezzo, esce Corenciova, superata, attenzione, pericolo, palla fuori, ci siamo presi un rischio, chiede scusa Corenciova, errore da parte dell'Orobica, ecco il controllo da parte di Nora Erum che va al cross, un buon cross Valentina, la palla esce, la Giacinti vicina al raddoppio per il Milan, lavoriamo benissimo sulle fasce, Fifi che cambia il gioco, giocatrice chirurgica Fifi, grande giocata per Valentina salta l'avversaria, Valentina poi viene murata, Valentina, la palla esce, Giacinti stravicina al 2-0, c'era anche Lady Andrade pronta a ribadire la palla in gol. E perde palla la Pilato, palo di Valentina Giacinti, ha lasciato correre l'arbitro, poi la Pilato mette fuori. Aveva recuperato palla sul portiere avversario Valentina Giacinti, protesta l'allenatore dell'Orobica. Si gira bene Giulia Mandelli, la nuova entrata, l'appoggio ancora, il pallone di punta servito bene, la grande occasione, il pareggio dell'Orobica. Il pareggio dell'Orobica con Luana Merli. La palla lunga di Tucceri Cimini, ancora il rimbalzo, Valentina Bergamaschi dentro, Salvatore Rinaldi, gol, 2-1 sul rimpallo, Salvatore Rinaldi, 2-1 per noi, subito il nuovo vantaggio da parte del Milan, brava Debora, le ragazze pancia a terra, subito in avanti, il pareggio dell'Orobica ci ha ridato cattiveria, abbiamo fatto un gol simile a loro, balzo di testa di Cioncia, centrocampo, ancora bene la torre di Salvatore Rinaldi per Valentina Bergamaschi che va sul fondo, il cross, Giacinti di testa, splendido gol del 3-1, grandissimo gol del Milan, bellissima azione, Salvatore Rinaldi è venuto a spizzare facendo valere la sua fisicità, si è involata Valentina Bergamaschi, cross preciso, giusto, teso, Valentina Giacinti è stata un cobra perché si è messa alle spalle del difensore avversario, ha aspettato che la palla le arrivasse sulla fronte e da killer qual è Valentina Giacinti, ha messo in rete la palla del 3-1, splendida Valentina. A destra c'è Cionc che riceve, va alla palla lunga, Salvatore Rinaldi libera la grande Valentina Bergamaschi, la grande parata di Giada Pilato, che assist di Salvatore Rinaldi. Arriva solo. Colpo di testa e gol del 4-1, gol del 4-1 di Stine Hovland, qui la Giada Pilato non c'è arrivata, gol di Hovland, gol del 4-1. Importante, complimenti a Maurizio Ganz, complimenti alle nostre atlete. Milan 4, Orobica 1, complimenti anche alle avversarie perché hanno fatto la loro partita, il punteggio è diventato un po' largo nel finale ma l'Orobica ha fatto la sua partita. È tutto dal Brianteo di Monza, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento a tutti.